obiettivo. Mi metto nei panni dei cittadini a cui vengono chiesti importantissimi sacrifici e di quegli operatori economici, imprenditori, a cui la definizione di un colore determina in certi casi addirittura la sopravvivenza o meno delle loro attività. E vi domando se da parte vostra, che siete dei punti di riferimento per le vostre comunità, vengono messe in dubbio le decisioni e i divieti che vengono presi anche con la collaborazione del governo e di concerto con il governo. Non si rischia A di dare un segnale contrastante e contraddittorio ai propri cittadini e poi un messaggio che delegittima i divieti stessi e quei sacrifici che i cittadini sono chiamati a fare. Acquaroli e poi Gianni. Ma guardi, io penso che noi dobbiamo essere sempre rispettosi, ma rispettosi non significa che non bisogna migliorare il rapporto tra regioni e governo centrale affinché le scelte calate sui territori siano scelte comprensibili e conseguenziali anche alle situazioni reali. Io questo credo che non sia un criticare o un volere fare disinformazione, sia voler prendere le scelte migliori, perché poi alla fine se si deve chiudere, si può anche chiudere, ma non è giusto chiudere per decisione calata dall'alto in maniera unilaterale, è giusto condividere e Chiaro, vedere però quello che quei risultati, quei numeri realmente nascondono, chiarissimo. altrimenti si arriva a quella schizofrenia a cui io facevo riferimento. Lei parlava anche di furbate in quell'intervista. A chi si riferiva? Aveva in mente qualcuno, magari che so, il ministro Speranza, qualcuno del comitato tecnico-scientifico, Acquaroli? No, guardi, io penso che su come vengono raccolti questi dati debba esserci un'uniformità. Ad esempio, nella nostra regione conteggiamo i positivi, abbiamo fino a poco tempo fa conteggiato i positivi che ci venivano trasmessi dai laboratori privati, ma non andavamo a conteggiare tutto il numero dei tamponi fatti dai laboratori privati. Quindi, ad esempio, Quindi si riferiva in realtà a qualche suo collega che sta a qualche parallelo più in basso, insomma, No, senza fare guardi, nomi io non al faccio Lazio di assolutamente Zingaretti. riferimento ad alcun collega, Ok. ad alcun caso. Chiedo semplicemente che ci sia anche un'uniformità sui dati che vengono Chiarissimo. raccolti. Però,